Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: beccato dalle telecamere il concorrente dell'Isola dei Famosi, gli autori prendono una decisione drastica squalificandolo all'istante. Squalificazione Isola dei Famosi. Il tanto amato programma venne trasmesso per la prima volta su Rai 2, ed in seguito su Canale 5, dove ormai viene mandato in onda da molti anni. Sono numerosi i grandi volti del mondo dello spettacolo che hanno ricoperto il ruolo di conduttore, come ad esempio Simona Ventura, Nicola Savino e tanti altri. Nelle ultime edizioni a condurlo è stata Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi, quest'ultima ricopre tuttora questo ruolo. La seguitissima trasmissione si svolge su un'isola e consiste nell'affrontare innumerevoli sfide, tra cui quella di sopravvivere ed ovviamente superare le nomination attraverso il televoto. Al tanto amato programma in questa edizione partecipano Guendalina ed Edoardo Tovassi, Clemente Russo e Laura Maddaloni, Silvano Michetti e Nick Luciani, Gustavo e Jeremias Rodriguez. Queste ultime sono tutti i concorrenti che hanno deciso di partecipare in coppia, vi sono però anche i singoli: Antonio Zechila, Blind, Nicola Vaporidis, Giovanna Giorgevic, Floriana Secondi, Ilona Staller, Cicciolina, Roberta Morise, Roberto Balduino, e Stefania Bernal, Marco Melandri. Squalificato dall'Isola dei Famosi, beccato dalle telecamere. Grave gesto avvenuto all'interno del programma condotto da Ilary Blasi. Gli autori scelgono di prendere provvedimenti drastici. Il gesto compiuto dal concorrente ha indignato praticamente tutta la popolazione italiana. Negli anni il famoso programma infatti ha riscontrato un successo inimmaginabile ed oggi è seguito da innumerevoli telespettatori. Ilary Blasi, famosa conduttrice e moglie del seguitissimo ex giocatore della Roma Totti, nell'ultima puntata del tanto amato programma ha dovuto assistere ad una scena davvero impensabile. Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporis. I protagonisti di questa vicenda sono Vladimir Luxuria, attivista, scrittrice ed opinionista, divenuta la prima persona transgender ad essere eletta al Parlamento, e Nicolas Vaporis. L'attore conosciutissimo per molti dei ruoli interpretati, come ad esempio Notte prima degli esami, Il lago, Come tu mi vuoi e tanti altri. Pare infatti che si sia rivolto in molti casi alla bellissima opinionista con delle parole non molto educate e gentili, utilizzando una declinazione al maschile, come ad esempio caro. L'opinionista, dopo ripetuti sbagli da parte del concorrente, pare sia intervenuta in diretta nazionale perdendo completamente le staffe, tanto da alzare un incredibile polverone sull'accaduto. Con ripetuti botta e risposta la discussione ha sconvolto tutti i presenti all'interno dello studio. Dopodiché, il giovane attore sembra che si sia scusato per le parole utilizzate. Nonostante questo però Nicolas viene tuttora criticato. In molti infatti hanno espresso il loro dissenso giudicando la faccenda del tutto inadeguata e semplicemente fuori luogo, oltre che priva di rispetto ed educazione. Per questo motivo infatti numerosi telespettatori hanno chiesto un immediato provvedimento. Ad oggi rimane tutto nelle mani degli autori e della fantastica Ilary Blasi, i quali dovranno decidere le sorti del concorrente. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.